Sono le 16:28 del 23 settembre, inizio il secondo tempo dell'incontro di calcio tra Robecco e Virtus Manerbio, campionato di seconda categoria provinciale, e c'è una punizione per il Robecco. L'orologio non ha ancora finito il primo giro e c'è questa punizione. Tirata in porta e passaggio al portiere, telefonata SMS, il portiere dice grazie. In attacco la Virtus, attenzione, attenzione, grandioso l'intervento del difensore. Palla per la Virtus con il numero 11 che entra in area, vediamo cosa fa, fa quello che non deve fare. Tiro in porta, parata con le terga, invece la tiene il numero 7, allora può assalire dalla parte opposta. Vediamo chi la prende, Gianluca che si arrampica sulla rete, era pronto all'appuntamento. Il bersaglio era troppo difficile da centrare. Bravo Gianluca, che adesso mette la palla in mezzo. Palla sulla piede di Gianluca, che tira al volo e la palla sfiora il montante. Bravo Giannino, bisogna metterla dentro però prima o poi. Il numero 11, vediamo cosa fa. Speriamo che entra in area e poi non la tocca in mezzo, guadagna un corner però. Attenzione, palla per Gianluca che la mantiene, la tiene, la dà. La passa molto bene, vediamo cosa, siamo ancora in area. Palla buona per l'11 può tirare in porta e poi lo fa, ma si incespica. Al 20° del secondo tempo è entrato Eric Girelli e adesso sono due Girelli in attacco. Gianluca si è fatto male, cade per terra. Al centrocampo però la prende la Virtus, che manda in attacco il numero 11 che entra in area. Attenzione adesso che mette in mezzo, colpo di testa, è costretto a mettere fuori la palla. Occasione d'oro per la Virtus, il Bona ha sbagliato un gol che poteva essere realizzato. La palla arriva ancora a Gianluca che la difende. Palla buona per Girelli Eric, bravissimo il portiere che con tempismo da Italo mette fuori il pallone. Palla per Gianluca che fa una finta, la dà al numero 13 che è Girelli. Eric la dà molto bene al numero 7, palla buona e grande intervento del portiere, grandissimo intervento del portiere. Eric è un campione, adesso cerca di andare in porta. Tutti dicono calcio di rigore, vedremo, attenzione che adesso l'arbitro si arrabbia e va a espellere qualcuno. Ma è Lotto che attacca, Robecco palla in profondità per il 18 che poi ci incischia, palla in... tiro in porta, bello il tiro, il portiere attonito ma la palla è fuori. E al 37° esce Gianluca che non ne ha più, ha corso moltissimo, si attacca sulla sinistra, si cerca di accentrarsi, attenzione tutti sono un po' fermi, sta per partire il cross, invece no, si prova l'1-2, si entra in area, si mette in mezzo e c'è un gol bellissimo del Bona, bellissimo il gol del Bona. In porta 1-0 per la Virtus quando siamo al 38° del secondo tempo. Virtus ancora, chi è quello? Attenzione al Bona, tira in porta ed è traversa clamorosa, VAR dirà se è gol, ci pare di no, ma è eccezionale il tiro del Bona. Palla campanile, palla per Eric, vediamo cosa... colpo di tacco per il 10, palla buonissima, bisogna fare gol,
ma non si centra il pallone, non si centra la porta. Evidentemente questo rincalzo è un rincalzo. Ancora Robecco, tiro in porta, forse fallo di mano. Ancora Robecco, ci si butta per terra, calcio di rigore. E siamo alla fine, due per terra, vedremo cosa dirà la VAR, ma secondo noi ci sta. Tempo di recupero e il Robecco può pareggiare con un calcio di rigore assegnato. Il 18 tira e fa gol, pareggio in extremis del Robecco, e così l'arbitro fischia la fine. Robecco prende per i capelli la partita pareggiandola all'ultimo minuto.